addirittura in Africa, per i sopralluoghi di un film sull'Orestiade che poi non verrà mai realizzato. Con loro c'erano Alberto Moravia e Dacia Maraini, che riferì: facevamo i casting tra le capanne. Non era comodo, ma Maria si adattava perché era innamorata di Pierpaolo e si illudeva di riuscire a sposarlo. Sui palcoscenici della lirica lei era un drago, ma nella vita era una bambina di un'ingenuità sconfinata. Pasolini l'amava, certo, ma di un amore platonico. C'era però qualcosa in più dell'amore platonico. Piera degli Esposti ha raccontato: avevo la particina di un'ancella, priva di battute, ma Pasolini mi faceva fare la controfigura di Maria. Non voleva che lei si stancasse troppo. Anche lui la amava. Ricordo la dolcezza con cui esclamava: sei splendida, Maria. Li ho sorpresi che si baciavano, abbracciati, nella sala costumi. La madre di Pierpaolo, Susanna, voleva che si fidanzassero. Un giorno, mentre giravamo a Grado, si incendiò un capanno sulla spiaggia. C'eravamo tutti, e anche la Callas. Pierpaolo arrivò correndo e urlando: Maria! Maria! Per lui. Noi altri potevamo anche essere morti. Gli interessava soltanto Maria. Quando arrivò a Grado per le riprese sulla laguna, Pasolini la fece sentire a casa, coccolata e coperta di premure. Da tempo Pierpaolo conosceva quel paesaggio di terra e acqua che gli aveva fatto scoprire l'amico pittore Giuseppe Zigaina. Insieme avevano acquistato qualche anno prima una barca di 16 metri, l'Edipo Re, dove trascorrevano le serate alla fine delle riprese. È perlomeno curioso che la divina Callas abbia lasciato i lussuosi yacht di Onassis per trasferirsi in un guscio di legno come l'Edipo Re, ma venne a viverci per amore di Pasolini. Fu anche quell'ambiente così immobile, discreto, che contribuì a cementare il legame tra regista e attrice. Pasolini sul set era pagato, attento che nulla accadesse a Maria, la guidava con parole educate e sguardi amorevoli. Lei, devota, obbediva. Impaurita.